futuro dell'acciaio passa da Made in Steel. Dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano RO, conferenze, analisi, interviste per leggere i macro trend dell'acciaio durante la principale conference and exhibition del Sud Europa per la filiera siderurgica online, il programma ufficiale. Riguarderà quasi 50 milioni di tonnellate di acciaio importato ogni anno il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere europee, lo CBAM, e l'Italia sarà tra i paesi più colpiti, l'analisi dell'ufficio studi Siderweb. Passi avanti, ma il nuovo piano industriale per JSW Steel Italy ancora non c'è. Deludente per i sindacati il vertice virtuale sul futuro del polo di Piombino. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento dedicato al Siderweb TG, transizione ecologica, regionalizzazione dei mercati, accelerazione economica dopo la crisi Covid-19 sono alcune delle tendenze che stanno cambiando la filiera dell'acciaio. Sono i temi di cui si discuterà durante la nona edizione di Made in Steel, la principale conference and exhibition del Sud Europa dedicata proprio alla Fiera dell'Acciaio che si terrà dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano RO. È online il programma ufficiale, ce ne parla il direttore generale di Siderweb, Lucio Dall'Angelo. Tre giorni di incontri, tre giorni di convegni, tre giorni di interviste, di analisi, per elaborare insieme una visione che a partire da Made in Steel possa guardare al futuro, il futuro prossimo ma anche quello più lontano, quello del 2022, ma quello che ci porterà attraverso la transizione energetica fino al 2030. Di tutto questo parleremo a Made in Steel. Abbiamo pubblicato in questi giorni il programma completo dei convegni, un programma ricco che vuole guardare, raccontare dall'interno la forza della nostra filiera, ma in una proiezione esterna, in una proiezione che è capace di parlare alle altre filiere, parlare alla politica, parlare anche a tutti i consumatori, perché loro alla fine nella loro vita si trovano il nostro acciaio. Martedì 5 ottobre l'inaugurazione con un momento convegnistico nel quale vogliamo ragionare di come il futuro si plasma sull'acciaio. Questo è il titolo, lo faremo con Alec Ross e abbiamo invitato il ministro Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e del trasporto sostenibile. Nel pomeriggio una visione larga, Steel Vision, vogliamo capire come la geopolitica sta mutando il mercato e come sta cambiando il mondo nel quale noi produciamo e vendiamo l'acciaio. Il secondo giorno, la mattina, sarà dedicata a un convegno che ha per titolo Polis. Perché abbiamo voluto parlare di città? Perché costruire le città è costruire relazioni, è costruire reti, è essere capaci di programmare e progettare un futuro sostenibile. E chi meglio dell'acciaio può diventare il protagonista di questo futuro? Il pomeriggio del mercoledì ospiteremo, ed è un piacere, un onore, l'Assemblea Generale di Federacciai. Per l'ultima giornata due momenti altrettanto importanti. La mattina, in collaborazione con Assofermet, un convegno per raccontare il mercato visto dalla distribuzione, perché tutta la filiera del valore sta rapidamente modificandosi grazie alla digitalizzazione, grazie a tutte le novità che in questo periodo abbiamo messo in campo e delle quali abbiamo colto l'utilità. Infine, il pomeriggio, bilanci d'acciaio. Bilanci d'acciaio è il momento clou del racconto autunnale di Siderweb. La prima tappa, quella del lancio, abbiamo deciso di farla a Made in Steel, ci sembrava la location, il momento più opportuno. Presenteremo i conti, l'anteprima dei conti di 5.000 imprese siderurgiche, ma soprattutto la survey che a partire da settembre realizzeremo attraverso nelle imprese, con le imprese del nostro mondo, per capire come sta chiudendo questo 2021, ma soprattutto come sarà il 2022. Come vedete, tanti temi, oltre a tutti quelli che poi verranno raccontati e troveranno vita dentro gli stand, perché la relazione è il cuore e il business sono il cuore di Made in Steel. Qui nella sala conference principale vi aspettiamo per condividere insieme le riflessioni sul nostro futuro. E
E lo avete sentito, a Made in Steel sono in programma convegni, analisi, interviste, proprio per leggere i macro trend dell'acciaio. Vediamoli nel dettaglio. Innovazione, sostenibilità e futuro per il rinascimento dell'acciaio. Sono queste le parole chiave del programma dei convegni della nona edizione di Made in Steel, che si terrà dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Ro con il titolo Renaissance, Here Begins the Steel Rebirth. L'inaugurazione ufficiale sarà martedì 5 ottobre alle 10.30 con Made in Steel 2021, il futuro si plasma sull'acciaio. Dopo il saluto di Emanuele Morandi, Luca Palermo, Alessandro Banzato, Riccardo Benso e Stefano Rossetti, ci sarà una lezio di Alec Ross. Invitato anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Martedì pomeriggio alle 14.30 è in programma Steel Vision, prepararsi all'acciaio del domani. Ne parleranno, intervistati da Stefano Ferrari e Lucio Dall'Angelo di Siderweb, Barbara Beltrame, Fernando Espada, Mario Caldonazzo e Gianpietro Benedetti. Mercoledì 6 ottobre alle 10.30, focus sulle costruzioni con Polis, innovazione e sostenibilità per una nuova idea di mondo. Si confronteranno su questo tema, moderati da Lucio Dall'Angelo ed Emanuele Norsa, di Callanish e collaboratore Siderweb, Davide Albertini Petroni, Carlo Mapelli, Renato Mazzoncini, Yvonne Ruff e Patricia Phil. Mercoledì alle 14.30 poi si terrà l'Assemblea Generale di Federacciai. Giovedì 7 ottobre alle 10.30, distribuzione sotto i riflettori con l'evento Il mercato visto dalla distribuzione, organizzato in collaborazione con Assofermet. Dopo i saluti di Paolo Sangoi e l'intervento di Emanuele Norsa, ne discuteranno Riccardo Benso, David Bernardi, Marco Gai e Roberto Re, moderati da Stefano Ferrari. A chiudere la 3 giorni di Made in Steel sarà, giovedì alle 14.30, Bilanci d'Acciaio 2021, il tradizionale appuntamento di Siderweb dedicato allo studio dei risultati economici e finanziari della filiera siderurgica italiana e internazionale. L'incontro sarà aperto dai saluti di Emanuele Morandi, Claudio Teodori e Gianfranco Tosini si confronteranno poi sui risultati conseguiti dalle imprese d'acciaio nel 2020 e sulle attese degli operatori per il 2021 e il 2022. Dopo il contributo degli analisti si affronteranno i temi congiunturali e prospettici del mercato con Antonio Gozzi, Antonio Marcegaglia, Giuseppe Pasini e Stefano Rossetti. Restiamo a livello europeo per parlare del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, lo CBAM, stando alle ultime analisi dell'ufficio studi Siderweb, potrebbe avere un forte impatto sull'acciaio italiano. Vediamo. Il Carbon Border Adjustment Mechanism, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, riguarderà all'anno quasi 50 milioni di tonnellate di acciaio importato da paesi extra UE, inox, acciai speciali, palancole, rotaie, tubi e raccordi compresi, e avrà un grande impatto sull'Italia. Secondo le analisi dell'ufficio studi Siderweb, proviene da fuori Unione Europea il 58% dell'import di acciaio nazionale. Con 13 milioni di tonnellate in media l'anno negli ultimi 5 anni, l'Italia è anche il principale importatore europeo di acciaio da paesi terzi, con una quota del 27% sul totale dell'import europeo. Ben lontana dal 9% della Spagna, dall'8% della Germania e dal 3% della Francia. La dipendenza è marcata soprattutto in 4 categorie: materie prime e semilavorati, oltre al 90% degli acquisti italiani viene fatto in paesi extraeuropei, piani e prodotti in acciaio, oltre il 45%. L'Italia importa poi il 43% circa del totale dell'inox a livello europeo, anche in questo campo quindi potrebbero sorgere problemi di sostituzione. Se circa il 58% dell'import nazionale di acciaio sarà sottoposto a penalizzazione economica, sarà necessario tentare di recuperare marginalità o ristrutturare la propria filiera della fornitura, sostituendo fornitori esteri con fornitori continentali, con tutte le incognite e i rischi che ciò comporterà. E ora la cronaca, si registrano alcuni passi in avanti, ma ancora nessun piano industriale per JSW Steel Italy dopo il vertice ministeriale di ieri. Ci spiega tutto il corrispondente da Piombino, Giorgio Pasquinucci. Il nuovo piano industriale della JSW Steel Italy che i sindacati attendevano ancora non c'è, nonostante i passi in avanti fatti nell'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Sajan Jindal del 16 luglio scorso. C'è invece, per il momento,
la conferma del percorso che dovrebbe portare Invitalia ad acquisire il 49% del capitale sociale, che tuttavia deve ancora superare l'ostacolo del valore patrimoniale da attribuire all'azienda, che Jindal vorrebbe rivedere rivalutato alla luce della contingenza favorevole del mercato dell'acciaio. Un possibile impasse che ieri, durante l'incontro in videoconferenza con i manager dell'azienda, i rappresentanti di Invitalia, i sindacati e le istituzioni, ha costretto il vice ministro Alessandra Todde ad usare toni perentori, invitando le parti a fissare una deadline e una scaletta di scadenze condivise. Il governo è disposto a sostenere un progetto credibile e competitivo per Piombino, ha sostenuto il vice ministro, ma già da lunedì prossimo dobbiamo capire cosa succede e quando. Un invito a stringere alla vigilia di un incontro a fine settimana previsto tra il vicepresidente esecutivo della GSW Steel Italy Marco Carrai e i vertici di Invitalia. Carrai ha confermato la volontà di Jindal di conferire nuove risorse finanziarie di fronte a una ricapitalizzazione sostenuta da Invitalia e ha anche sostenuto che la realizzazione di un'acciaieria elettrica resta una condizione indispensabile per mettere in sicurezza l'azienda. Un punto, tuttavia, su cui non c'è la chiarezza indispensabile richiesta dai sindacati. L'azienda sembra infatti disposta ad accettare la linea più prudente suggerita dal ministro Giorgetti. Due tempi dunque: prima mettere in sicurezza lo stabilimento con investimenti concordati sulla rilaminazione, in particolare sul treno rotaie, in vista della disponibilità di RFI a stringere un accordo per la fornitura decennale di rotaie per 1.900 milioni, poi la valutazione della nuova società sull'opportunità di costruire un'acciaieria elettrica. Un'ipotesi di due tempi non gradita ai sindacati, ancora decisi a rivendicare un piano industriale che riporti lo stabilimento di Piombino alla produzione diretta di acciaio. Carrai ha inoltre insistito molto sulla necessità di rivedere l'accordo di programma firmato dalla stessa GSW Steel nel 2018 al momento dell'acquisizione dello stabilimento della Cevital, considerandolo superato e frutto dello strascico dei progetti della passata gestione. Riluttante la posizione del sindacato, che non solo difende gli impegni di quell'accordo per il mantenimento dell'occupazione, ma lo ritiene comunque subordinato ad un piano industriale che preveda il rilancio dello stabilimento. Il vice ministro Todde, dopo aver indicato tempi strettissimi a GSW e Invitalia per raggiungere un accordo, si è impegnata a un aggiornamento del confronto nelle prossime settimane, una posizione che, almeno per il momento, ha indotto i sindacati a non esprimere una posizione decisamente negativa sugli esiti di questo primo confronto col Ministero dopo l'incontro diretto tra Jindal e Giorgetti. Giorgio Pasquinucci, Piombino. Per quest'oggi è davvero tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il Siderweb TG torna puntualissimo venerdì prossimo. Arrivederci a tutti.